Ed ancora nel capoluogo di regione è stata presentata la giornata di mobilitazione europea per la salute di tutti e per tutti, che si terrà ad Isernia dopodomani pomeriggio all'Auditorium Unità d'Italia. Il Forum Molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità e il Comitato Pro Veneziale Bene Comune, in una conferenza stampa tenuta a Campobasso, hanno illustrato l'iniziativa della giornata di mobilitazione europea per la salute di tutti e per tutti, un evento che sarà organizzato alla Sala Congressi dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia dalle ore 17 di sabato 7 aprile. Un momento importante per sensibilizzare le persone, è particolarmente importante qui da noi, perché hanno completamente distrutto quello che è il nostro sistema sanitario. Se qualcuno viene in un pronto soccorso oppure prova a chiedere i tempi di attesa per un ricovero o per un esame, si renderà conto di quale sia lo stato. Anche le statistiche ufficiali ci mettono all'ultimo posto per quanto riguarda i servizi sanitari. C'è un'operazione che non si riesce a capire come l'attuale presidente definisce salutare per il Molise, perché ha ripristinato, secondo lui, i conti, quando poi è stato distrutto tutto, cioè il servizio tende a mancare, ma tende a mancare anche in un'ottica ben precisa, perché si è voluto privatizzare, cioè non si è razionalizzato il servizio togliendo le disfunzioni, si è privatizzato il servizio facendo finta di razionalizzare e si tolgono diritti. Ora noi abbiamo un futuro assetto politico che non sappiamo quale sarà come indirizzo e dove ci porterà. Quindi noi continueremo la nostra lotta, noi continueremo a porre la questione del diritto alla salute come bene comune e questa manifestazione non è nient'altro che il prosieguo di questo discorso.